Ma che cosa si nasconde sotto questa maschera? Che c'ha? Buonissimo, buonissimo. Buono? Signora, com'è elegante, che bei capelli. Che arrangia. Che bei capelli che ha, veramente. Qualche giorno voglio essere a casa sua, Ma sa cucinare? Sì, sì. Non come lo sei. Non come lo sei. Oh no, a proposito, tu sei stato, dicevi l'altra volta, con studente all'istituto alberghiero. Sì, ma certo. Hai appreso qualcosa a livello pratico? Sai cucinare? Hai imparato a cucinare? Io ho fatto i primi due anni. Già, il nostro. Me lo dici tra poco. Sì. Signora, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Loredana. Sono la signora Elena. Mi senti? Sì, Loredana, io sono Rossella, signora. Ah, Rossella, scusami. No, si figuri. Prego, prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie, signora. Al fuoco, bravissimo. Grazie. Da dove ci chiama lei, signora? Io sono da Catanzaro, centro storico. Ah, benvenuta, siamo vicini allora. Comunque io sono anche una appassionata di cucina. Ah sì, signora, cosa le piace cucinare di più, mi dica? Tanto, cucino anche la cucina emiliana, che sono stata 10 anni a Reggio Emilia. Ah, e ha preso spunto quindi anche dalle tradizioni di Reggio Emilia. Sì. E dalle nostre ricette invece ha preso spunto, signora? Sì, fucilli alla paesana. Ah, beh. Sì, che stanno assaggiando. Sì, con le verdure. Con la ricotta, sì. Stamattina ricordiamo alle 12.30. Beh, mi fa piacere, signora, ci segua sempre. Comunque come, cioè, poi si può venire ospite anche alla trasmissione. Sì, signora. Assolutamente, facciamo una cosa. Lei ha detto Silvana si chiama. Sì. Signora Silvana. No, Elena. Ah, Elena, mi scusi. Elena. Sì, Elena. Senz'altro prenderemo il suo numero, il centralino, quindi chiedo al centralino di prendere il numero della signora. Grazie. Sì, così poi delle va bene, la contatterà la produzione e senz'altro potrà venire a trovarci, signora, va bene? Grazie, complimenti per la trasmissione, complimenti. Grazie mille, grazie. Signora, grazie per essere intervenuta, buonasera. Buonasera, grazie. Grazie, buonasera. Ed ecco che Leo, vedo che procede per la preparazione di un altro primo, vero Leo? Un altro primo, quindi abbiamo la preparazione delle linguine alla tarantina. Pronto, Rossella? Sì, signora, buonasera. Dove devo lasciare il numero di telefono? Ah, è sempre lei, sì, l'abbiamo preso, signora, l'abbiamo preso perché abbiamo i numeri sul nostro display, quindi abbiamo. Ha chiamato da un cellulare lei, signora? Sì, con il cellulare, sì. Allora abbiamo preso già il suo numero, grazie. Grazie mille. Buonasera, grazie. Quindi stavo dicendo, procediamo con le linguine alla tarantina e Leo sta spezzettando la cipolla. Quindi mandiamo gentilmente gli ingredienti di questa seconda ricetta, di questo secondo primo. Quindi linguine alla tarantina, abbiamo detto una cipolla, il pepe nero, mezzo bicchiere di vino, il prezzemolo, poi 500 g di cozze, olio, basilico e 700 g ovviamente di linguine, quindi la pasta che serve. Gli ingredienti sono lì pronti, intanto Leo ha servito un po' di vino ai nostri ospiti, alla salute, alla vostra, alla nostra amicizia, a questa serata e a tutto. Grazie. A tutte le cose positive che possono esserci. Grazie. Salute. Grazie anche signora, alla nostra mascherina. Signora, un brindisi. Un brindisi, ecco. Benissimo, anche i nostri amici continuano a divertirsi sulla scia del carnevale che ancora dura, professore, ancora non è finito il carnevale. Mi risulta che Catanzaro festeggerà domenica ancora. Festeggerà domenica a diritto ambrosiano. Sì, infatti. Sposta di una settimana. Infatti, ci sono alcune località in tutta Italia che festeggiano anche per molto più tempo. Sì, in effetti mia figlia piccolina dice, ma papà dura troppo poco il carnevale. Infatti è troppo poco, bisognerebbe farlo durare più a lungo questo carnevale, anche per mangiare i dolci del carnevale. Sì. Le chiacchiere, le famose chiacchiere. Intanto abbiamo messo a sciogliere il burro, 40 grammi di burro circa, in due fili di olio e la cipolla che le ho spezzettato. Ora andiamo a spezzettare anche il prezzemolo.